Grazie a tutti voi, grazie a voi che avete sensibilità sociale e sensibilità politica e cerchiamo di mantenere questa manifestazione con questo spirito, uno spirito di pace e uno spirito di contestazione. Grazie a tutti voi. Buttare fuori tutti quanti dalla A alla Z, buttare fuori tutti. Il fattore è quello che la polizia ha esagerato, molto, ha difeso la mafia, ha impedito veramente, sta distruggendo tutta la valle soltanto per derubare l'Italia, cominciando dai politici. Non c'è né uno che si salverebbe. E ora che il popolo italiano si sveglia veramente come si deve fare. C'ho dei parenti in America che mi hanno telefonato per vedere che ci hanno visto in televisione, direttamente dall'America. Ma è una cosa che sarebbe ora che chi vuol derubare l'Italia se ne vada veramente. Nella valle ci sono dei movimenti a favore del TAR? Sì, ce ne sono. Ci sono. Ma sono formazioni politiche o? Più politiche che albergatori che prendono i soldi dalla mafia, albergatori che sono convinti che porterà lavoro per loro, invece no. Perché quando i cantieri arrivano con tutto il complessivo, l'attrezzatura per tutto. E sarebbe ora che riaprissero il campo di concentramento a Bolzano, mettere lì dentro tutti quanti, così le togliamo, facciamo più pulizia dall'Italia. Lo stesso periodo che ho visto dal 43 al 45 lo sto rivedendo adesso. Lo stesso sistema, che questione che lo può là, c'è la fucilazione. Adesso il massimo è così, uno si prende un anno di carcere. La roba che è stata messa lì, abbandonata allo sgombro del presidio, no? I poliziotti hanno fatto il loro bisogno sui zaini, hanno pisciato sopra, hanno fatto di tutto, li hanno tagliati, una cosa irrecuperabile. Vandalismo. Noi manteniamo la gente lì come vandalismo. Una cosa incredibile il modo che si sono comportati. Non sono italiani quella gente lì.